Allora, in posizione shavasana, sdraiati su piedi sulla schiena. Dopo aver preso il grande respiro, iniziamo a contare la nostra respirazione per qualche minuto. Inspirando, contiamo da 1 a 4, 5, 6, sospendiamo il respiro senza bloccare. E in espirazione contiamo da 1 a 8, o oltre. 9, 10, quanto il nostro corpo ha piacere di rilassarsi. L'espirazione è la fase di rilassamento e molto spesso è quella più importante per noi, soprattutto all'inizio di una pratica contemplativa, perché probabilmente veniamo da una giornata che è stata carica di impegni di ogni tipo e quindi probabilmente la laia, il substrato di coscienza, oppure chiamiamolo anche subconscio, default mode network, o chissà, questa attività continua potrebbe essere più attiva del solito, la corrente del fiume sotterraneo potrebbe essere un po' più forte del normale. Siccome noi cerchiamo in questa prima fase il rilassamento, probabilmente la fase della espirazione è quella su cui portare maggiormente la nostra attenzione. Un grande uccello che batte le ali per prendere quota. Poi tiene le ali ferme, aperte, 5, 6. E poi lentamente circolando plana, senza nessuno sforzo durante la espirazione. E a volte possiamo trovare piacere a lasciare. Che questa planata si prolunghi ben oltre l'otto. Fino a che non sentiamo un leggero impulso a partire con il ciclo successivo. Malgrado sia una respirazione contata, dobbiamo minimizzare l'aspetto, lo sforzo in questo nostro modo di respirare. Poi potrebbe essere che una volta siamo arrivati a contare fino a 12 o a volte 13, o comunque a più di 8. Potrebbe essere che la volta successiva invece il nostro corpo ci richiede il respiro. Quando siamo arrivati a 9 o 8, e va benissimo, e anzi è proprio un bel esercizio essere all'ascolto di quel che il corpo vuole. Anche perché il corpo sa benissimo respirare, senza il nostro controllo. Senza il nostro intervento. Il motivo per cui però facciamo questi primi 5 minuti di meditazione contata è che in realtà è un pochettino un modo per spezzare il respiro di un corpo sotto stress.
tende a essere un po' affannoso, che tende a seguire certe regole del quotidiano, come quella di dover anticipare a tutti i costi il momento successivo, il giorno successivo, la settimana successiva, in una presunta idea di avere il controllo della situazione in questo modo. Non abbiamo bisogno di avere controllo sul nostro respiro. Ma dobbiamo prendere consapevolezza che spesso anticipiamo i bisogni del nostro corpo senza permettergli di prendere l'ossigeno di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno, senza permettergli di agire spontaneamente. Ora lasciamo che il respiro si assesti sul suo ritmo naturale. Continuiamo a mantenere il nostro fuoco principale sulla espirazione. Continuiamo a dare priorità al rilassamento. E mano a mano che con le ali spiegate, senza sforzo, planiamo piano piano verso il basso. Osserviamo la fine dell'espirazione. Con grande attenzione. Lasciamo totalmente il controllo del ritmo respiratorio al corpo. Un profondo rapporto di fiducia con noi stessi.
Osserviamo l'aspetto del nostro respiro, senza giudicare se è presto, se è tardi, se è corto, se è lungo. E non giudichiamo, non cerchiamo di controllarlo, il respiro. Si tratta sicuramente del respiro più giusto per tutto il nostro sistema psicofisico. In questo momento. Ecco, cerchiamo benessere. Osserviamo il respiro come se fosse un bambino in una culla. Rilassato. La dondola da solo. Il bambino respira sereno. È un sentimento. Che interagisce molto bene con il rilassamento. E dell'amore. Senso di tenerezza. Di amore empatico, altruista. Osserviamo qualcosa di dolce, come il respiro, che è il respiro di un bebè rilassato, sereno. Solo immaginare questo. Riflette. La nostra propria serenità. È un luogo
Sereno e sicuro. In un momento che offriamo noi stessi. Pace, tranquillità e benessere. Abbiamo scelto di farci questo regalo. Il segnale che osserviamo. Ritmico. Naturale. Sereno. E respiro. Questa goccia di serenità che indotta da questo respiro tranquillo, non solo influenza noi stessi, la nostra mente. Ma può influenzare anche chi abbiamo intorno, chi ci è vicino, chi incontriamo. Perché osservare qualcuno di sereno, rassereno. La nostra psiche e il mondo si riflettono. Uno a specchio dell'altro. Essere consapevoli. Tutto quel che ci succede dentro, pensieri belli, pensieri meno belli, emozioni belle, emozioni brutte.
Proiezioni, nostalgia. Tutto è valido. Se non ci lasciamo trascinare. E purtroppo spesso siamo trascinati con più facilità. Visioni negative del mondo, della vita e di noi stessi, che da quelle positive. Per quello che è importante fare un passo indietro, importante per notare, per osservare, per darci il diritto di scegliere, la capacità di scegliere. La base di ogni scelta è la consapevolezza. La base del benessere è la serenità. Consapevolezza e serenità permettono di affrontare il nostro mondo interiore e il mondo che ci circonda con più grande lucidità. Con calma e quando vogliamo, piano piano,
Andiamo a osservare il nostro corpo. Prendiamo un grande respiro. E dolcemente, se siamo sdraiati, ruotiamo su un fianco e piano piano tiriamoci su. Aprendo gli occhi e sgranchiamoci un attimo. La meditazione finisce qui.